Eccoci qua ragazzi per questo nuovo video. Oggi, come vi ho anticipato settimana scorsa, voglio parlarvi di questo interfono. Interfono che ho trovato in un negozio di accessori per motociclisti, ok? A un prezzo di 45 euro. Comunque ho visto che si può trovare anche su Amazon, vi metterò il link qua sotto. Quindi adesso andiamo un po' a vedere di cosa si tratta. È un interfono che è senza centralina, ovvero la centralina ce l'abbiamo già dentro nel microfono. E niente, adesso andrò ad aprire e andrò a farvi vedere un po' di cosa si tratta. Andiamo ad aprire la confezione. Troviamo i vari libretti. Poi qua c'è un gommino che non so a cosa servirà. Può servire a qualcosa. Abbiamo il cavetto per la ricarica e abbiamo il nostro interfono che c'ha anche qua il velcro, perfetto. Con il velcro, vedete, abbiamo il velcro piccolino e il velcro un po' più grosso per andare ad attaccarlo. Quindi adesso andrò a leggere un po' le istruzioni e poi vi farò vedere l'installazione di questo interfono molto particolare. Ok ragazzi, andando a guardare un po' questo interfono che è tutto qua, ragazzi, è tutto qua. Allora, vediamo che la centralina appunto si trova tutto qua. Qua abbiamo il tasto di accensione. Qua sotto c'è il tasto, lo sportellino USB per la ricarica. Ok, quindi adesso andrò a installarlo nel casco, prima di tutto. Ok, dopo essere riuscito ad installarlo, comunque è abbastanza semplice, andremo a fare l'accensione. Allora, vibrazione. Ok, allora bisogna tenerlo acceso per circa 6 secondi fino a quando vedete queste due lucine qua. A questo punto, vedete qua il cellulare. Ok, andiamo a prendere Twins HF1, che è in pratica il nome dell'interfono. Andiamo a connettere e abbiamo abbinato appunto e fai asso si fa associa. Ok, connessione in corso. Ok, e a questo punto il nostro interfono è connesso al nostro telefono. Adesso magari andrò a fare una prova facendo partire magari il navigatore o la radio. Adesso vediamo, magari farò la radio. Ok, proverò magari a vedere la radio se funziona o qualcosa. Proviamo magari a vedere qualcosa su YouTube. Si sente. Si sente molto bene. Ok ragazzi, allora se vi interessa questo interfono qua, io vi lascerò appunto il link qua sotto. Comunque andrò a fare un test molto più dettagliato quando il tempo sarà più favorevole, perché da qualche settimana a questa parte che sta piovendo a dirotto e non smette più.
Comunque ragazzi, vi ringrazio per aver visto questo video da me e da questo interfonino molto bellino e carino, senza centralina, vi ricordo, è tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao, ciao!